Benvenuti a questo piccolo, diciamo, spazio che ho cercato di realizzare proprio perché in virtù della mia candidatura come consigliere al comune di Sgurgola per queste amministrative, con la lista civica Insieme per Sgurgola, candidato sindaco Antonio Corsi. Visto che non si possono fare tante cose come si faceva prima, con dei comizi, delle cose, però io avevo la necessità di farmi conoscere un po' di più al lettore di Sgurgola, che io dedicherò qualche minuto perché per me ci sono tre fasce: il diciottenne, il settantenne e chiaramente tutta la fascia interna, che sono tre problematiche differenti. Io innanzitutto sono Tonino D'Aversa, abito a Sgurgola da 20 anni e ho visto il programma della lista civica Insieme per Sgurgola e l'appoggio interamente. Ho aggiunto qualche cosa che ritenevo opportuno che andava messo, ma in linea di massima quello è il programma. Insieme per Sgurgola è quel programma là. Poi chiaramente all'interno di Insieme per Sgurgola cosa faccio io se il popolo di Sgurgola ritiene opportuno dare il voto a Tonino D'Aversa? E allora quelle là sono le risposte che voglio dare con questo video. Innanzitutto voglio dare un augurio a tutti e dico a tutti i candidati, sia consiglieri che sindaci, che auguro un buon lavoro e che sia una campagna serena fatta di programmi e di idee, che credo che il popolo dopo questa pandemia ha bisogno solo di serenità, niente altro, niente altre cose, perché già stando chiusi per un anno e mezzo dentro, penso ci mancherebbe pure un altro tipo di campagna elettorale. Allora, cosa fa questo Tonino D'Aversa? Cosa intende fare dentro la lista civica Insieme per Sgurgola, insieme a Antonio Corsi? Io divido i miei elettori in tre fasce. Il diciottenne che è uscito da scuola tenta col suo curriculum per cercare lavoro e scrive tante cose, so fa questo, so fa quello, poi alla fine le risposte troverà subito che non mi serve, oppure torna dopo, oppure devi fare lavori saltuari per crearsi una vita. È importante. Poi c'è invece la fascia diciamo adulta, quella dei 70 anni, che la vita l'ha fatta, però con l'esperienza che ha vede che le cose, l'economia non va tanto bene, vede che tutto va male, che prima dice che stavamo peggio, stavamo meglio, adesso è il contrario. E c'è la fascia centrale che si è realizzata e che praticamente ha fatto lavoro, si è fatta una casa, c'è una famiglia, c'ha i figli, c'ha i genitori anziani e via dicendo. Allora, partirei dal lettore di 18 anni. Perché devi dare il voto a Tonino D'Aversa? Perché Tonino D'Aversa ha un'idea, una piccola idea per Sgurgola. Vuole incrementare il turismo a Sgurgola. Certo, non servono opere faraoniche per attirare il turismo, però serve una buona logistica e una buona anche presentazione del paese. Questo significa te che col diploma cerchi lavoro a tutte le aziende della Valle del Sacco, potresti pensare invece di realizzare il tuo sogno direttamente dentro al tuo paese. Come? Se l'amministrazione organizza e sistema le cose, che può ricevere turismo.
significa che può nascere un bar, può nascere un'attività ricreativa, una forma di trasporto, una guida turistica, tutto quello che può e deve fare un paese che si trova nella Valle del Sacco e che ha una bella montagna a portata di mano. Significa che il tuo futuro e il tuo lavoro è dentro Sgurgola, non è fuori. Ma come? Tenere Sgurgola pulita, sistemare, creare dei itinerari, impegnarsi di prima persona all'attività della piccola comunità, anche volontariato, tutte quelle forme che garantiscono una stabilità al paese e una visibilità a tutti gli altri paesi, perché Sgurgola può diventare una piccola bomboniera che si affaccia sulla Valle del Sacco. E questi dico ai giovani: non perdete tempo solo a dare curriculum o a fare concorsi decennali, mille candidati per tre posti, ma pensate di realizzare i vostri sogni dentro al paese. Certo, l'amministrazione deve dare il suo contributo. Io ho fatto l'imitatore tanto tempo, ho girato tanti paesini della provincia di Frosinone e credo che chi mi vedrà capirà che non sto dicendo fesserie. Credo che Sgurgola ha le potenzialità per fare quello che sto dicendo io. Non servono opere faraoniche, serve una regia, un accordo con i piccoli imprenditori e un po' di buona volontà anche del cittadino, perché le cose non si fanno, non lo fanno 10 persone, lo fanno 2500 persone, insomma. E questa è, secondo me, il futuro è creare le opportunità per fare dei servizi a Sgurgola, per incrementare il turismo, e questo è il futuro per i giovani. L'anziano, che sa bene cosa sto parlando, perché sa bene che prima bastava essere un ciabattino o bastava che un ragazzo andava a 14 anni presso una bottega, anche se non aveva un titolo di studio, aveva imparato quel mestiere e portava mangio a casa e risparmiando con la lira riusciva a fare un futuro. Oggi no. Io per esempio nel 2019 a 50 anni mi sono dovuto rimettere a studiare per diventare pilota aeronautico, perché praticamente per avere un'azienda di una certa maniera ti devi aggiornare, devi avere un... però non è sufficiente, perché sono anche perito meccanico. Due titoli di studio non servono più, ma ne puoi pigliare un altro 50, perché ogni volta ci sarà qualche altra cosa che devi... che cosa devi fare? Devi studiare ancora per avere ancora altre carte bollate. Allora, l'anziano sa bene che se le cose devono andare a posto, uno si deve rimboccare le maniche. Per esempio, anche l'anziano potrebbe dare una mano a, che ne so, a aprire il campetto di pallone, oppure ne so, però il comune deve consentire, deve coordinare queste cose, deve dare le strutture funzionanti, poi c'è il mantenimento e potrebbe, l'anziano potrebbe dare una mano, come no. La parte centrale, che è la parte più dura, la parte più, diciamo, quella che si è realizzata, quella che si è messo i remi in barca, quella rassegnata, quella che pensa che l'immigrazione pensa che sta solo fuori. No, rischiamo che i ragazzi di Sgurgola, anche con una laurea o due, devono fare centinaia e centinaia di chilometri di concorsi per un posto di lavoro. Allora, perché dare il voto a Tonino? Perché Tonino intende creare le condizioni per far arrivare i turisti a Sgurgola, però devono trovare una Sgurgola con i servizi, devono trovare Sgurgola ospitale com'è. Ecco, una cosa che io non ho detto prima, lo dico adesso: io ringrazio tutti i cittadini di Sgurgola, che io 20 anni fa, quando sono venuto con i bimbi piccoli, ho trovato un'accoglienza formidabile. Questa accoglienza, come hanno fatto a me, credo che noi sgurgolani, perché adesso dopo 20 anni metto
siamo in grado di darlo a tutti. Più turismo, più serenità per il paese e tante altre cose. Certo, anche sistemare il paese all'imbocco del paese, che è importante, perché il biglietto da visita è l'ingresso, è la porta di casa, no? Allora, come ho già detto, per i miei futuri elettori, per il 18enne non perdere tempo. Se tu dai un voto, non stai dando un voto a Tonino, Insieme per Sgurgolo o a chiunque altro, stai dando un voto per il tuo futuro. Perciò coraggio, non esitare, sbara Insieme per Sgurgolo, scrivi Tonino D'Aversa a fianco e dai il tuo contributo, vai a votare. Oppure dico, vota chi ti pare, ma vai a votare. Per l'anziano ancora attivo, che ci lasciamo a sti ragazzi? Cosa ci lasciamo? Perciò impegno, andate a votare, sbarrate il simboletto Insieme per Sgurgolo, Tonino D'Aversa. Se non volete votare a me, votate chi vi pare, però andate a votare. Mentre per la parte agiata, che ha messo i remi in barca perché si è realizzata, si è fatta una casa, c'è una famiglia e così dicendo, che sa di cosa sto parlando perché ci ha presso a poco l'età mia, coraggio, date in futuro ai vostri figli e non li fate scappare a Sgurgolo. Andate a votare, votate chi volete, ma andate a votare. È una cosa importante. Perciò io intendo dare un contributo a questo paese perché mi ha accolto. Vi ringrazio vivamente di come mi avete accolto. Ringrazio tutte le amministrazioni che ci sono state. Ringrazio tutti. Sono 20 anni, sono fiero di stare a Sgurgolo. Voglio aiutare Sgurgolo. Non voglio fare palazzi, piramidi o cose del genere, ma col mio faccione, col mio modo di fare, voglio dare una voce a Sgurgolo. Datemi la forza per dare la voce a Sgurgolo. Perciò vi ringrazio della vostra attenzione, vi rinnovo per il giorno 3-4 ottobre, mettete su il coraggio, cacciate un po' d'orgoglio, pigliate questa matita, sbarrate il suo simbolo Insieme per Sgurgolo per dare forza ancora al candidato Antonio Corsi come sindaco. E mi raccomando, scrivete un nome solo, Tonino D'Aversa a fianco al simbolo Insieme per Sgurgolo. Io sono sceso per ringraziare, lo sto facendo per ringraziare i sgurgolani, perché mi sento sgurgolano anch'io. Vi voglio ringraziare per la vostra accoglienza, voglio dimostrare questa gratitudine a voi, datemi la forza di aiutarvi. Certo, nessuno mi conosce, chi mi chiamava Tony Art, chi mi chiama Tony Limitatore, mi potete chiamare semplicemente Tonino, mi potete chiamare come vi pare, però mi raccomando, non perdete questa occasione. Perché nel frattempo passeranno altri 5 anni, io fra 5 anni, ho 57 anni, chi mi sta guardando che ha 67 anni, fra 5 anni è finita la storia. Aiutiamo i giovani per costruire un futuro, non perdiamo tempo, non ci perdiamo in chiacchiere, diamoci una mano, facciamo sì che Sgurgolo diventa una bomboniera esposta sulla Valle del Sacco. Abbiamo circa 1200 sfrattatori, mettete a modo i sfrattatori e sfrattiamo tutte queste fratte per far vedere un paese più ordinato, più aperto a ricevere il turismo. Questo video verrà visto più di 3000 persone, perché quando viene pubblicato su Facebook, tutto quello che viene pubblicato su Facebook, lo dico a tutti coloro che stanno ascoltando, nella mia pagina stanno 3000 persone che la guardano in tutto il mondo. Queste parole che dico non lo sto dicendo sotto casa sulla piazza di Sgurgolo, lo sto dicendo, lo vedono tutti i paesi vicino. Sgurgolo è un gigante seduto
sotto i piedi una montagna. Sgurgola, rialzati, vai a votare, vota chi vuoi, se vuoi non mi dai il voto non fa niente, non ci rimango male anche. Se io posso darvi una mano ve la do, se non ho la forza non ve la posso dare. Io posso solamente dire questo. Vi rinnovo, andate a votare il 3-4 ottobre, andate a votare, sbarate il simbolo insieme di Sgurgola, sostengo la candidatura di Antonio Corsi e mettete a fianco Tonino D'Aversa. Vi ringrazio della vostra attenzione, spero di aver fatto cosa buona spiegando queste cose. Ringrazio ancora tutti i sgurgolani, tutti, senza levare nessuno. Grazie, perché io prima di arrivare a questo paese la cosa mi sono chiesto: c'è l'asilo? Sì. C'è la scuola elementare? Sì. Ci sono le medie? Sì. C'è il treno per mandare mio figlio a studiare a Roma? Sì. Mi è stato sufficiente, mi ha dato una grande mano. Adesso tocca dare la botta finale. Per continuare il cambiamento, vota insieme per Sgurgola e Tonino D'Aversa. Buona serata, buongiorno, questo video verrà visto a tutte le ore. Che vinga, non dico il migliore, che vinga chi vuole il popolo. Tutti siamo giusti, tutti diciamo la verità. Votate, popolo, votate chi volete. Un arrivederci e un grazie di nuovo da Tonino D'Aversa, da Sgurgola. Ciao.